Oggi facciamo assieme la polenta pasticciata, in assoluto la polenta più golosa che possa esistere. Dopo tantissimo tempo arrivo su YouTube con una goduria assurda, ragazzi, perché io ve lo giuro, ogni volta che pubblico la storia su Instagram, no, ah, oggi per pranzo questa, tutti impazziscono e mi dicono ricetta, ricetta, ricetta. No, io la volevo pubblicare su YouTube. A parte che è una ricetta che è una delle mie preferite in assoluto, quindi guardate, cioè io ve lo dico, seguitela, perché cioè molti penseranno, vabbè, ricetta della polenta pasticciata avrà il sentore della lasagna, solo che è polenta, ok, sì. Sì, avete proprio azzeccato, è vero. Però sappiate che, come ogni ricetta, ci sono i segreti per avere un risultato eccellente. Quindi mi raccomando, seguitelo questo video, perché servirà sapere tutti gli accorgimenti necessari per avere un risultato eccellente, proprio per sbalordire tutti e voi stessi anche, ovviamente. E poi sappiate che se voi non guardaste questo video fino alla fine, vi perdete una notizia che ci tengo tanto a darvi. Anche perché io sono sicuro che mi perdonerete proprio per l'assenza che ho dovuto fare. Perché diciamo che è stata questa cosa che ho fatto che mi ha portato ad essere assente per 2 mesi su YouTube, però io sono sicuro che sarete felici quanto lo sono io, anche perché è il sogno che ci tenevo da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Quindi, oltre a polenta pasticciata, che già questa cosa lo rende molto speciale, ci sarà anche del resto. Ovviamente ricetta scritta con dosi e ingredienti sul blog, come sempre. Quindi vi lascio qua www.davidezamari.com per andare poi direttamente una volta che avete finito di vedere il video. Prima cosa, ragù. Abbiamo detto che ricorda i sentori della lasagna, quindi facciamo un buon ragù. Ragazzi, il ragù è un'arte. Quindi non pensiate, sai, da una carota di cipolla, lo sappiamo tutti, via, mettiamo la carne subito, tanto. Anche se non rosola, chi se ne frega, no? O comunque non vedo perché deve star là a rosolare per tanto tempo, tanto poi cuoce per 2 ore. Eh sì, lo so, però il problema è che la rosolata influenza tantissimo il sapore, esalta le caratteristiche di tutti i profumi in realtà. Quindi, per favore, la carne, invece che rosolarla dopo le verdure, rosolatela prima. Se volete metterci la salsiccia, va benissimo, io lo faccio di solito. Inizierà a rosolare piano piano, prima potrebbe fare dell'acqua, ok? Non preoccupatevi, continuate a farla rosolare e quando sentirete quasi che scoppietta, sentite questo rumore, perché mi ricordo di averlo registrato. Questo rumore qua ti dà l'ok per concludere questa fase. La teniamo da parte, la mettiamo nella stessa ciotola in cui avevamo prima la carne cruda e poi ci facciamo il nostro soffritto. Cipolla, la carota e il sedano. Io preferisco mixare il tutto con il frullatore per avere un soffritto un pochino più fine. Potete anche ovviamente tagliarlo a mano, alla vecchia maniera, diciamo così. Burro e olio. Prima che si concluda questa fase aggiungiamo il concentrato di pomodoro, che darà la possibilità al concentrato, se lo aggiungiamo a questa fase, di caramellare leggermente e di avere un sapore dolce e rotondo e di conferirlo poi naturalmente al ragù una volta che verrà aggiunta la carne. Sfumiamo con il vino rosso, passate il pomodoro e se abbiamo la possibilità di avere del buon brodo di carne aggiungiamo quello, o anche vegetale, oppure mettiamo il dell'acqua calda, mi raccomando, con un po' di dado vegetale o di carne, insomma scegliete voi. Sale, pepe, noce moscata, aromi naturalmente, foglie di alloro, salvia, rosmarino, e lasciamo andare questo ragù a fiamma molto bassa per circa 2-3 ore, sarebbe meglio 3 ore, veramente fiamma bassa. Se avete poi la pentola in ghisa, il top, perché ha un'ottima conduzione del calore e quindi avrete la certezza di avere una temperatura costante sempre. Alla fine, se volete, io in questo caso non lo faccio, ma perché ho la besciamella già che è piuttosto lattica, ovviamente, visto che cioè il primo ingrediente è il latte. Ecco, io di solito dopo averlo cotto il ragù ci metto un goccino di latte che renderà ancora più rotondo il gusto. Quindi questo l'abbiamo fatto e facciamo la polenta. Io uso una polenta, si chiama di Storo questa qua, è una polenta abbastanza rustica, piuttosto grezza. Potete usare la taragna, potete usare la classica gialla, se volete potete usare anche quella rapida, insomma quella espressa. 2 litri di acqua, aggiungiamo sale grosso, una volta che l'acqua inizia a bollire aggiungiamo la polenta, continuiamo a frustare mentre appunto la aggiungiamo, frustiamo ancora un po' e poi se vedete che la polenta inizia a fare i botti proprio, ovviamente mettete il coperchio e aspettate che questi botti finiscano. Mescolatela abbastanza spesso perché altrimenti tende a farsi la crosticina bruciata e comunque a non cuocere in modo troppo omogeneo. 50 minuti e una volta cotta la mettete nella teglia, in una pirofila. Mettiamo
un foglio di carta forno bagnato e strizzato, poi sopra la polenta e poi copriamo con un altro foglio di carta forno e lasciamola raffreddare completamente in frigo. Alcuni la polenta pasticciata la fanno con la polenta fresca, quindi appena fatta, no? Però io vi consiglio, se potete, di farla il giorno prima o comunque qualche ora prima, perché intanto le fette sono molto più semplici da disporre nella teglia rispetto alla polenta fresca, perché basterà semplicemente adagiarle, no? Invece che spalmarla. E poi sarà anche più facile regolare lo spessore di polenta, che non deve essere troppo. Quindi ovviamente affettandola potrete fare delle fette più sottili per avere un qualcosa di molto più goloso e meno pastoso. Prepariamo la besciamella, quindi burro che diventa leggermente nocciola in pentola. Aggiungiamo la farina. Io la faccio con il latte freddo, quindi latte che viene aggiunto piano piano al roux, no? Quindi questo composto di burro fuso e farina. Mi raccomando, mescolate molto spesso, aggiungete il latte poco alla volta per evitare che si formino i grumi. Saliamo, aggiungiamo noce moscata, se vi va un po' di pepe, e poi facciamo in modo che insomma la nostra besciamella risulti molto liscia e soprattutto cotta. Basterà che bolla sostanzialmente una volta che avete finito di aggiungere tutto il latte, un paio di minuti e poi ci siamo. Siamo arrivati alla realizzazione, all'assemblaggio di questa polenta pasticciata. Iniziamo con besciamella e ragù, successivamente fette abbastanza sottili, come vi dicevo, di polenta, besciamella, ragù, mi raccomando il formaggio grana necessario, perché ovviamente renderà il tutto più goloso e più saporito. Ancora besciamella, facciamo 3-4 strati anche, dipende dallo spessore della teglia, io mi fermo di solito a 3. La potreste completare con ovviamente del formaggio grattugiato e dei fiocchi di burro. Se volete potete conservarla in frigo in modo tale che potete prepararla anche addirittura 2 giorni in anticipo. Vi consiglio comunque di cuocerla all'ultimo. La polenta non farà in modo di assorbire, no, poi il ripieno, sarà molto più cremosa. Cottura in forno 200 gradi per circa 20-25 minuti, o comunque fino a quando la vostra polenta pasticciata avrà la libidinosa crosticina in superficie. Vi assicuro, uno dei miei piatti preferiti, spero tanto che percepiate un po' di gioia, almeno un terzo della gioia che provo io di solito, perché vi giuro, è una festa ogni volta. E adesso vi do la notizia che ci tenevo a dare. Emozione, brividi, giù per la schiena, li sento proprio. Ragazzi, facciamo un programma TV. Sapore di montagna si chiamerà. In onda tutte le domeniche a partire dal 26 di febbraio su Food Network canale 33. Ovviamente, come si intuisce dal titolo, ci saranno ricette di montagna. Intanto sono quasi tutte ricette che non ho mai pubblicato qua su YouTube, quindi già questo vi potrebbe un pochino, come dire, invogliare a guardarlo. Ma poi anche l'orario, cioè, voglio dire, stracomodo, la domenica, ore 13, quindi quando siete a tavola. A differenza di molti programmi, si respirerà aria dei social, perché mi registro da solo mentre cucino. Quello che faccio di solito su YouTube, ovviamente ve lo dico già, ci sarà qualcosa di diverso. Intanto la cucina non sarà quella in cui cucino di solito, perché è questa cucina di uno chalet in valle, molto bello. Poi ci saranno delle immagini pazzesche che ha fatto Tania con il drone, quindi riprese dall'alto, i boschi innevati, i monti. Io spero tanto che vi piaccia, me lo farete poi sapere anche dai commenti. Noi ci vediamo molto presto là, e qua ovviamente su YouTube torniamo a creare i nostri contenuti, ai quali vogliamo sempre molto bene. Se provate a fare questa ricetta, taggatemi su Instagram o su Facebook, mi fa sempre molto piacere, e poi sappiate che su Instagram, come sempre, metto a disposizione i reel per delle ricette un pochino più veloci da vedere. Vi lascio qua altri 2 video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche, come sempre rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare direttamente sul blog. Ovviamente questa polenta si è raffreddata, però io l'ho sempre amata e la amerò anche quando è fredda. A presto.